Il Grande Fratello è finito nella notte tra il 25 e 26 marzo con la vittoria di Perla, ma all'esterno è successo il caos totale. E ad essere coinvolti sono stati Monia e Barrese, i quali si sono trovati di fronte ad una scena agghiacciante. Infatti, è quasi scoppiata una vera e propria rissa a causa di una terza persona, che si sarebbe indispettita per un atteggiamento di Massimiliano. Era terminato da poco il Grande Fratello, quando fuori dagli studi si è registrata una tensione altissima. E ora proprio Monia è finita nel mirino delle critiche, dopo quello che è stato costretto a subire l'ex partner Barrese dall'attuale fidanzato dell'ex Geffina, ovvero il fratello di Greta. Quest'ultimo era letteralmente incontenibile e avrebbe utilizzato dei comportamenti di natura violenta. Grande Fratello, caos contro Monia dopo la quasi rissa tra Barrese e il fratello di Greta. In rete il video dall'esterno del Grande Fratello è diventato virale. Si è vista Monia cercare di contenere la furia di Josh Rossetti davanti a Barrese. La Geffina, secondo il racconto di alcuni testimoni, sarebbe anche stata spintonata dal ragazzo. E sul social network X non si sta facendo che parlare di questa situazione incresciosa, anche perché stanno emergendo dei particolari bruttissimi. Il sito Ultime Notizie Flash ha riportato alcune frasi degli utenti, in risposta all'aggressione del fratello di Greta, che avrebbe colpito con calci e pugni un muro, una porta e pure l'auto dove era a bordo Massimiliano. Josh si sarebbe infuriato per un presunto applauso ironico di Barrese verso la donna. Gli internauti hanno raccontato che pare fosse presente pure la figlia dell'attore. Scappa Monia, che spettacolo indegno, ma che uomo porti a casa alle tue figlie? Uno che vuole fare le risse come i quindicenni fuori dai locali? Riprenditi Monia. Non è normale lui e non lo è la madre. Nella macchina con Barrese c'era anche la figlia. Renditi conto di quanto avrà avuto paura mentre quel troglodita urlava, scalciava e batteva pigli sulla macchina. Nel filmato che vi abbiamo messo qui sopra si sente anche una bimba urlare, mamma, e molti pensano che sia proprio la figlia di Max spaventata. Monia è stata invitata dal pubblico a prendere le distanze dal fidanzato e a lasciarlo il prima possibile. Questa è un'altra reazione dal web: Barrese non l'ho mai apprezzato e ok, va bene, ma vedere un uomo strattonare persone per picchiarne un altro, che a sua volta ha una figlia che sta vedendo la scena dal vetro di una limousine, agghiacciante.